Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento una decklist molto ma molto diversa dal solito. Anzi, alcuni di voi forse non la conosceranno nemmeno. Il mazzo in questione è il Worm, un mazzo molto semplice da giocare e allo stesso tempo facile da costruire, essendo molto ma molto economico. Prima di cominciare con l'analisi del mazzo, faccio una piccola e la solita premessa. Allora, non ho inserito i mistake di main per offrirvi, diciamo così, una lista più economica e inoltre questo è un worm puro, quindi non ho inserito nemmeno le fire ice sand che ci andrebbero a pennello, non ho voluto nemmeno inserire i trap tricks, le due trap tricks Mirmelio mi sembra si chiamino così, come la lista che fece top 8, non mi ricordo dove. Ma questo è un worm puro e devo dire che mi gira molto ma molto bene. Partiamo quindi dai mostri, abbiamo tre Xex con i quali mandiamo principalmente al cimitero Yagan, che evocheremo per il suo stesso effetto nel caso controlleremo come mostro soltanto Xex. Successivamente abbiamo i tre Kartaros o Kartaros, non lo so, che sono il rota dei rettili, in questo caso dei worm. E poi infine per il reparto worm, doppio Worm King. Allora, motivo subito la scelta di due copie, delle due copie. Allora, molte volte l'ho pescato di primo, vabbè, sfiga, questa è proprio sfiga, ma la maggior parte delle volte l'ho pescato per Nebula. Quindi diciamo che non ho sfruttato al pieno quest'ultima carta. Quindi a due fidatevi che non vi pesa assolutamente. Seguendo abbiamo doppio Honest, carta che dovrebbero richiamare disonesto perché è una carta veramente bastarda, mi ha fatto vincere molte molte partite, soprattutto contro Clifford, butta giù anche Killer, quindi assolutamente forte come carta. E poi Thunder King, vabbè, nulla da dire. Continuando per le spells abbiamo tripla duality, giocatela a 3, non a 2, ma a 3, fidatevi. Doppio Typhoon, Raigeki, Book of Moon che in questo mazzo ci va veramente a pennello. E infine Soul Charge. Per le trappole, come già anticipato, tre Nebula Meteorite, che sono una delle carte principali del mazzo. Poi doppio richiamo del posseduto, doppio Mind Crush, perché no, doppia Mirror Force, doppia Fiendish, poi offerta alla divinità dei serpenti, la giochi in una copia e che cos'è? È un attacco Icaro però per i mostri rettile, in questo caso, ripeto, per i worm. Poi Bottomless, Compulsory, Ring of Destruction, Solemn Warning, Torrential e infine la Vanity. Extra deck potete sbizzarrirvi come volete, io l'ho montato così. Allora, Dweller, poi Tsukuyomi, Bujinkei Tsukuyomi, giocatelo perché è una carta che vi servirà assolutamente. Poi vabbè, Castle, Emerald, Dark Rebellion, Direwolf, il tizio dal nome impronunciabile, l'altro col nome peggiore, Cowboy, Feralimps, che sarebbe il rota migliorato, fra virgolette, 101, 103, Rhapsody, Crazy Box contro chi gioca Skill Drain. E poi ho inserito un Ranko 7, data l'uscita ormai imminente, e vabbè, già una delle mie carte preferite a prescindere dall'effetto, il Red Ice Flare Metal Dragon. Ovviamente potete scegliere voi quali mostri giocare nell'extra, a me è piaciuto lui, quindi potete anche sostituirlo con Big Eye o Cosacco Drago, vedete voi insomma. Mi auguro che il mazzo vi sia piaciuto e io non vi abbia annoiato. Lasciate un mi piace per questa decklist diversa dal solito, ripeto, un commento con qualche suggerimento, una critica, insomma, quello che volete, anche un insulto, vabbè. Niente. Per la decklist GB, ripeto, vedrò di farla fra 1 o 2 settimane con il Real escluso l'extra. E niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.